Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Tra la moltitudine di video che vi sto mettendo quotidianamente per tenervi compagnia quest'estate, sono veramente vecchi alcuni, questo tra tutti quelli che vedete sarà sicuramente il più recente, perché dalla data di registrazione alla data della pubblicazione passeranno se no una settimana e poco di più, quindi questo è il video sicuramente più recente che state trovando in questo periodo. Lo metto il giorno del mio compleanno, ma lo registro molto prima. Perché? Perché ieri sono stata tutto il giorno a lavoro, poi ho fatto 2 ore di palestra, sono praticamente arrivata a casa alle 9:40, fate conto. Siccome, come vi avevo detto e non avete ancora visto ma lo vedrete prossimamente, in un video avevo specificato che ero andata via con i miei genitori nel punto Iliad perché volevano cambiare operatore per risparmiare, e non essendo molto pratici, molto tecnologici, ho praticamente aiutato loro a smontare il cellulare, a mettere le sim, quindi tutto quello che facciamo noi giovani per aiutare i nostri genitori, che per quei genitori soprattutto che non sanno utilizzare la tecnologia o non sono molto bravi. Allora, innanzitutto strozzando, so di essere molto chiara, ma chi se ne frega, oggi va così, non so perché, dopo mi guarderò meglio allo specchio se effettivamente sono così bianca, cadaverica, mi auguro di no. E mentre stavo sistemando il cellulare ho visto un pacchettino, che all'inizio non avevo fatto caso che era di Douglas, però avevo visto questo pacchettino sopra al divano in cucina. Ho detto che bello, sono già arrivate le palette di Zoeva, le avevo ordinate 2 giorni fa, fate conto, e ho detto bene, dopo le apro, quindi so già che cos'era. Poi dopo mia mamma mi fa, ma hai comprato make up? Perché lei odia un po' questa cosa che magari io vado a spendere soldi per il make up, anche se ultimamente ne ho spesi veramente molto molto meno. Ne faccio, no, vuoi che vada a dirle di sì, visto che non è molto amante di queste cose. Allora gli ho detto di no, guardo un po' meglio il pacco, c'è scritto Douglas. E io ho detto, ma io da Douglas non ho fatto nessun ordine. Che diamine è sta cosa? Ho pensato, ma che il sito Zoeva si sia affiliato a Douglas? Non credo, perché è il sito diretto di Zoeva. Ho un prurito qui al naso, alcune volte sui bordi del naso, mi succede sempre alla mattina. Perché ho detto, ma dopo, quando finisco di fare tutte le cose che devo fare, lo apro e vediamo il tutto. Poi dopo mi sono accorta, guardando sia dal tagliandino del Corriere, sia nella preparazione emittente e destinatario, che è stata quella pazzoide di Zelda per il mio compleanno. E veramente Zelda, non serviva che ti disturbassi così tanto. Io ci tengo a fare questo video innanzitutto per ringraziarti, per ricordare alle persone che stanno guardando questo video che se vogliono vedere un altro canale dove si parla di make-up, di soprattutto skincare naturale e make-up in generale, perché so che tu Zelda sul make-up non hai paraocchi, mentre per quanto riguarda skincare, high care, cerchi di andare sempre sul naturale. Io veramente vi consiglio di andare a supportarla, perché se lo merita. Se lo merita non perché mi fa regali, ma perché è una persona che è stata sempre molto presente. Non ve l'ho mai detto, praticamente il mio ragazzo aveva adottato 2 gatti. E cosa è successo? Questi 2 gatti sono magicamente spariti tutti e 2, senza nessuna motivazione. Noi pensiamo sia stato il gruppo di cammino che fa parte di Campagna Lupi a Campo Nogara. Ma il problema è che anche se io ho cercato di contattarli, ho ricevuto solo una risposta dietro, non sono mai stata supportata per questa cosa. Mentre Zelda si è sempre preoccupata, mi scriveva sempre, non solo per i gatti, perché comunque io adoro i gatti, ci sono rimasta veramente male quando sono spariti proprio in un giorno in cui il mio ragazzo è potuto venire fino da me, siamo stati alla sera a Venezia. Quindi se lui non fosse venuto da me, probabilmente i gatti ci sarebbero ancora. Quindi è una cosa che ancora io mi pento che sia successa, magari anche dovuta da me. Però questo per dirvi che Zelda
in base a questo, in base a casini che ho io col lavoro, con lo stress, su e giù c'è sempre stata, anche al di fuori di YouTube, anche se io non sono sempre presentissima su YouTube, però grazie a WhatsApp c'è veramente modo di avere un contatto diretto. E sono veramente orgogliosa che YouTube mi abbia permesso di conoscere una persona come lei, quindi ti ringrazio veramente tanto. Non leggerò la lettera, perché la lettera me la tengo io come qualsiasi altra lettera che ho ricevuto, sia da parte sua, quindi tua, sia da altre ragazze con cui mi sento su YouTube, o in generale anche amiche di penna con le quali avevo dei contatti tanti anni fa, e questa me la tengo. E che dire, io vi voglio mostrare tutto il... Non so, cioè... C'è stato veramente un momento in cui ho detto sei una pazza, non dovevi, e dopo ho detto ma perché sei andata a perdere tempo per me, non me lo merito, vi faccio vedere tutto perché ho apprezzato veramente tutto quanto, sia dal fatto che ha condiviso con me dei prodotti che lei ha, sia per il fatto che è andata proprio a ricercarmeli, ha perso tempo, soldi, sei pazza, ma ti voglio bene, grazie veramente, e voglio condividere con voi il giorno del mio compleanno un regalo che ho ricevuto. Andiamo avanti, allora iniziamo più che altro. Un votivo di Yankee Candle. Io sto finendo uno che mi aveva regalato il Beauty di Coco, e dopo di quello userò sicuramente questo, che è il Tobacco Flower. Dopodiché ho una serie di bustini in campioncini che sinceramente non mi dispiacciono, perché potrei portarli via, tranne questo non è proprio una bustina perché viene proprio rivenduto in due bustine dell'Edria di La Maschera alla linea Aloe Ginsenco, però abbiamo anche una bustina di Clinique, abbiamo una bustina di Sephora, Vichy, questo qui, Dior, La Roche-Posay, ne ho due, non della stessa linea, però questo è uno e poi ne ho un altro, ho dell'Erbolario, Caudalie, Chanel, questi ne ho due, e Giada Cosmetics, e questi qui sono veramente contentissima di averli perché io amo la crema modellante, e sinceramente averla in campioncino per portarmela via in ferie sicuramente andrà dentro alla mia pochette da viaggio, grazie mille. Questi assolutamente mi servono, devo prima comprarmi io un calzetto esfoliante peeling per i piedi perché li ho veramente disastrati. Con l'ultimo paio di calzetti peeling ho rovinato i piedi, proprio non mi si toglie via la pelle morta, sono tutti screpolati, secchissimi. Non prendete il sacchetto di Lowa che trovate sia al Caddy sia al Lillapois, io l'avevo preso al Lillapois, non prendetele, almeno quello per i piedi. Per il viso non lo so, però se con i piedi mi sono trovata così male non andrò a prendere neanche quelli della linea. Mentre di Sephora adoro principalmente tutte le maschere, di solito di più quelle per il contorno occhi, ma anche queste le utilizzo tantissimo. La maschera per le mani, quindi i guanti all'aloe vera e i calzini alla mandorla. Bellissimo, coccoline da farmi queste. Poi una serie di boccette per le quali io, avete sentito anche il rumore del PC perché mi è caduta una boccetta sul PC, e per le quali io alcune le colleziono e altre invece le andrò a sfruttare, tipo il Si Passione sicuramente lo andrò ad utilizzare di Armani, andrò sicuramente ad utilizzare la Vie Belle Eclat perché io ho già la Mini Taglia e non è un profumo che non mi dispiace, nel senso che sicuramente potrei andarlo a ricomprare se finisco una serie di profumi, mentre l'Acqua di Parma lo metterò da parte perché sono dei profumi che costano parecchio e attualmente se non mi si sfracella il suolo, Zelda aiutami per piacere, questo qui lo metto via, probabilmente sarà un doppione ma io preferisco avere doppioni di questi, metterli da parte, magari utilizzarli con calma e poi dopo valutare l'acquisto in full size. Bene, allora, due smaltini della linea Deborah Prêt-à-Porter. Questo mi piace molto, un verde salvia, si chiama 95
sono 95, 4,5 ml di prodotto è quello che ha l'applicatore grande. E anche questo è il numero 77, un bellissimo nude. Non guardate le mie unghie che sono uno smangiucchiate perché ero nervosa ieri e due mezze rotte e mezze senza smalto. Due pennelli che non vedo l'ora di provare perché non ne ho neanche uno di questa forma così. Uno è più a punta tonda e uno è proprio tagliato dritto. Questi sinceramente li vedo utili soprattutto per l'arcata sopraccigliare. Due prodotti che ha voluto darmi suoi che lei non andava a utilizzare: il rossetto di Wet n Wild, il Raving Racing, proprio nuovo completo, e una matita di Yves Rocher Stylo o Stilo Regal Waterproof nel numero 05 Turquoise. E lei mi ha scritto che sicuramente sarei stata più brava io ad utilizzarla e ad abbinarci il trucco, ma sinceramente secondo me questa, anche con un look super naturale nella palpebra mobile e una riga sotto di colore, sta benissimo. Questo prodotto proprio lei ha detto questo te lo prendo perché io sono sicura che ti piacerà, è il primissimo che mi aveva preso, che mi ha detto che sicuramente mi avrebbe mandato per fare il baking, il Brighten Up. Io non mi sto trovando per niente bene con il prodotto in polvere libera di Primark e non vedo l'ora subito di aprire questo perché ho bisogno comunque anche un po' di fissare il mio contorno occhi, soprattutto il correttore. Un profumo di Perlier, che io adoro questo marchio, si chiama Magic Winter, magia d'inverno, anche se siamo in estate a me non me ne frega, se è buono da utilizzare adesso lo utilizzo senza problemi. Grazie ancora. Di Himalaya Herbals, questo qui io l'avevo conosciuto il marchio grazie a Interspar, poi dopo adesso viene rivenduto in quasi tutte le linee, i negozi, tipo anche a Lillapois, allo Chan lo si trova, anche a dei prezzi più inferiori rispetto a Interspar perché costa di più la roba in questo ultimo centro commerciale, anzi supermercato. Questo alla mandorla e cetriolio è una maschera peel off. Vedremo, perché io non sono solita utilizzare maschere peel off, ma non ho i paraocchi e non vedo l'ora di utilizzarla. Questa è una cosa pucciosa, vi ho detto che amo i gatti. Dove diamine hai trovato questa BB cream? È bellissima, con questo gatto cinese. Dietro è praticamente scritto in indiano. O indiano, o tipo, cosa può essere? Tipo vietnamita, cambogiano. Ha una scrittura molto 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 particolare, non sono gli ideogrammi cinesi, neanche coreani, neanche giapponesi, però è sempre di quell'area dell'Asia, non saprei dirvi sinceramente, io leggo solo BB o Buse, però il pack è veramente bellissimo. Un eyeliner di Essence, ero attratta a prendere questi colori, ho preso solo un rosato di un'edizione limitata che richiama questo pack, ma nessuno della linea permanente, mi attirava tantissimo il rosso. Non vi nego che anche questo violaceo scuro potrei utilizzarlo sempre con questa concezione di farmi un trucco nude e poi un tocco di colore. Non vedo l'ora di utilizzarli per parlarmene poi dopo. Questa mi serviva quando ho aperto il pacco, l'ho subito utilizzato, il primo prodotto che sono andata ad utilizzare perché avevo dei peletti qua sotto che mi sono ricresciuti dopo che ho fatto il laser e sono andata a togliermeli ed è dalla pinzetta di Essence, rimuovi sopracciglia, ma la potete utilizzare per rimuovere qualsiasi pelo superfluo che vi dà fastidio, dal viso, dal corpo, dalle braccia, dove volete, dal naso anche. Ottima presa, non mi è dispiaciuto, questo fa sempre comodo averlo a portata di mano, ogni volta che magari anche a lavoro si incastra la stampante, il foglio su e giù, le pinzette servono, quindi oltre a una funzione make-upposa, chiamiamola così, è un salvavita questo, veramente è un salvavita. E ultimo prodotto da lei acquistato, ma dopo ve ne faccio vedere uno big, che quando l'ho visto mi sono messa a piangere, ve lo faccio vedere dopo, però questo
quando finisco il fissatore di Too Faced, assolutamente inizierò lui il Keep It Perfect di Essence, ed è il fissatore make-up in pompetta, quindi a spray. Se ce l'avete, fatemi sapere. Comunque tutte le cose che ho mostrato, se sapete qualcosa, le avete utilizzate sulla vostra pelle, fatemi sapere. Inizio con tutti dei puntini che mi ha creato lei, o delle boccette che voglio condividere perché queste io le adoro. Allora, Splendida 30+, crema, gel, prime rughe, Bottega Verde. Anche la passione che ci ha messo nel mettere gli adesivi con i nomi, veramente, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro io non ho questa boccetta di Bioficina Toscana, ma ne ho una molto simile ed è tipo per la crema multifunzione. Poi dopo ho Mineral Makeup di Alverde, e questo lo voglio utilizzare fin da subito perché dopo, tra un mese neanche, devo andare in Austria e se mi piace vado a farmi il rifornimento al DM. Zelda, se ti serve fammi sapere che ti prendo qualcosa. Primer Viso Kiko Skin Tone Corrector 03 Peach, potrebbe venirmi utile. E uno scrub viso Dottor Kono Opcas, che non conosco assolutamente, non conosco questo marchio, non l'ho mai trovato in giro e sono curiosa di provarlo. Infine, ultimo barattolo che mi ha creato lei, dopo aver provato l'acqua micellare di Lino, che mi seccava un po' la pelle, mi ha creato questa acqua micellare, non creato, mi ha creato la boccetta inserendo l'acqua micellare idratante della Centifolia. E questo assolutamente voglio provarlo. Infine vi mostro un prodotto che quando l'ho aperto, perché era proprio come una bustina a parte, chiuso, sigillato, scritto da lei all'esterno: buon compleanno Jessica con affetto Zelda. Veramente, quando io l'ho visto ho detto: che diamine sei andata a prendere da Douglas? Cioè, già non era sufficiente questo? No. Quando l'ho aperta, io valutavo già l'acquisto di qualche prodotto di questa linea. Però sapete che io ho una diatriba con Douglas, non mi trovo assolutamente bene, non capisco perché qua il telefono mi stia tartassando con le notifiche, mi dà un fastidio assurdo, basterebbe solo abbassare la suoneria, ma sono un po' di fretta perché voglio finire questo video in pace, perché almeno per il giorno del mio compleanno, per piacere, non è il giorno del mio compleanno, ma per il video del mio compleanno voglio essere rilassata, ve l'ho già spoilerata. È la palette di Smashbox per gli occhi, si chiama Cover Shot Golden Hour Eye Palette, ed è quella dai toni sia nude che un po' sul violaceo, marrone, insomma colori che io vado a utilizzare senza problemi. Mi ispiravano queste palette, a parte che hanno questo effetto di polvere che si apre, che si distrugge, mi piace troppo. E a 7,8 grammi di prodotto, e vi stavo dicendo che io, anche se ho una diatriba con Douglas, il mio problema è che Douglas ha l'esclusiva come negozio di rivendita dei prodotti Smashbox. E avendolo io in centro a Mestre, mi è facilmente raggiungibile per prendere le cose. Il mio unico problema è che dopo quello che è successo con il calendario dell'avvento, io non voglio dare assolutamente i miei soldi là a Douglas. E quindi qual è il problema? Non ho più acquistato né Zoeva, ma per fortuna Zoeva è rivenduta anche sul sito Sephora. Mentre per le esclusive ovviamente di Zoeva del sito internet vado sicuramente, l'ho già fatto, nel sito internet diretto aziendale per prendermi le cose. Smashbox Italia, per fortuna, sono venuta a conoscenza già mesi fa che c'è il negozio online, quindi il sito internet diretto italiano. Perciò, se non trovassi spesso le cose sold out, andrei a prendermi lì le cose. E mi piace troppo, questa sicuramente sarà una delle palette che mi porterò via per le mie vacanze estive. No, non mi aspettavo minimamente un prodotto del genere, sono rimasta veramente stupita, ma perché comunque Zelda ha un cuore grandissimo e non so neanche cosa dire, io non penso di meritarmi alle volte tutte queste attenzioni anche da parte vostra. Io ho sempre avuto contatti difficili, diciamo così. Io non sono una da amore, struccotti, tesoro, perché
essendolo stato in passato e avendo trovato persone solo che se ne approfittavano, io poi dopo sono diventata una persona molto, sì, espansiva perché comunque mi apro, ma per quanto riguarda affetti, dimostrazioni, molto chiusa in quel caso. Ma io di mio invece sarei una che se potessi farei di tutto alle persone con le quali ho un legame, un rapporto di amicizia. E le persone della mia vita privata lo sanno perché da me ricevono sempre molte, molte, molte attenzioni, non solo per quanto riguarda regali, per dirvi, ma anche semplicemente l'essere presente quando serve. E alla fine mi sono comunque resa conto che se tu fai del bene, il bene poi dopo ti ritorna indietro e questa dimostrazione ne è stata una prova. Io ho voluto fare tante cose per Zelda perché ci tenevo, perché è una persona che se lo merita e rivedermi questo indietro mi ha rallegrato la giornata. È stata una giornata pesante, quella di ieri, sia per il lavoro, problematiche varie, gente che non voglio vedere, ma non solo nel lavoro, ma in generale anche proprio per strada che magari potrei incrociare, che mi rovinano la giornata. So che non dovrei fregarmene, dovrei andare oltre, però alle volte mi è ancora difficile, quindi è una cosa su cui sto lavorando molto e vi giuro che vedere queste cose, queste dimostrazioni, a me, questa dimostrazione perché è solo una, però in generale qualsiasi dimostrazione, non solo fisica, ma anche di messaggio, di vocale, di qualsiasi cosa, ma che mi dimostra che quella persona è presente, mi fa star bene e mi mette un po' il sorriso sul viso, che almeno così mi dà la forza di andare avanti a fare altro o il giorno dopo o nella stessa giornata. Se potete, fate sempre, sempre del bene perché il karma vi ripagherà e vi ridarà tutto il bene che avete dato indietro con altre dimostrazioni e altre cose, magari da altre persone. Quante volte ho detto altre? Troppe, secondo me. Però veramente è una filosofia che sto adottando da diversi anni e noto che se alla fine fai del bene, il bene ti ritorna. Il male e lo schifo, il falso va allontanato e porterà sicuramente dei benefici. Non all'inizio, perché magari ci si può star male, perché con quelle determinate persone si aveva un contatto, un rapporto, però allontanarle alle volte, se mi sono un po' impapinata con la lingua, allontanarle alle volte aiuta. E l'ho fatto diversi anni fa e l'ho fatto anche nell'ultimo anno proprio con delle persone con cui non aveva più senso aver legami, anche se io magari mi intestardivo e volevo e cercavo a tutti i costi. Però quando è no, ragazze, non intestarditevi, ma dedicate il vostro tempo, attenzioni e sentimenti alle persone con le quali proprio, alle quali voi vi affidate e vi sentite in sintonia e sentite che è una persona che se lo merita davvero. Io vi ringrazio anche per tutti gli auguri che mi lascerete sotto a questo video, perché sicuramente ne lascerete. E noi ci vediamo in un prossimo video e un po' vecchiotti, perché alla fine questo è l'unico di recente che troverete. E alla prossima. Ciao!